Buongiorno e benvenuti in questo primissimo video del 2024. Tra poco finirà il 2024, ma io non mollo, ci sono. Oggi è sabato 24-25, non mi ricordo, forse 24. E oggi passerò, oggi è sabato mattina, passerò tutta la mattinata a casa perché non mi posso muovere, perché sono senza macchina e quindi io abito in campagna e da casa non mi posso muovere, però meglio perché mi dedicherò un po' alla casa e quindi. No, c'è il gatto che mi sta confondendo le idee. E quindi meglio perché è la volta buona, o lo faccio mo' o non lo faccio più, di fare un video. Adesso, ore 7 e un quarto della mattina, devo svegliare il vicinato perché devo fare la pizza e non c'ho voglia di farla a mano, userò l'impastatrice, che un po' di rumore fa. Quindi, beh, ragazzi, è ora di svegliarmi. Su, caffè! Chiedo alle esperte, questo coso del cappuccinatore preso alla Lidl non si può mettere lavastoviglie, vero? Se no, voglio dire, mi si rompe tutto, giusto? Devo lavarlo a mano. Non dovete fare elettrodomestici che si lavano a mano, ok? Se fate cazzetti piccoli, dovete fare cazzette che si possono mettere in lavastoviglie, perché cioè, non possiamo perdere pure tempo a lavarle così a mano. Forza! Non sarà molto chic, ma almeno non abbiamo i capelli nella pizza. Ci metto 3 grammi di lievito. Sono 500 ml di acqua su 600 di farina. Allora, è molto liquido l'impasto, non è venuta una massa. Io adesso lo copro, tra mezz'ora comincio a fare le pieghe nella pentola, nel boccale stesso. Poi dopo lo trasferisco in un contenitore di plastica col tappo chiuso. Adesso che sono le 8 meno un quarto, dopo che sta riposando nel forno, speriamo che cresca perché non è detto, io mi preparo la colazione. C'è un ultimo superstite nel mio freezer, un cornetto, e mo me lo magno. Lo cucino e poi me lo magno. Nella mia cara amica friggitrice ad aria. E adesso partiamo con lo sprint giusto per fare i mestieri di casa.
vogliamo alzare? Aspetta. Perché? Devo prendere. Dai, io devo fare i letti. Un attimo. Simpaticissima. Grazie. Ciao. Ciao, stati bene. Nel senso zona notte, ho fatto i letti, spolverato, passato l'aspirapolvere, lavato per terra e qui pure ho fatto la stessa cosa, quindi mi resta che cucinare, manca soltanto la tavernetta di giù, ma quella penso di farla nel pomeriggio perché sono le 11, mezzogiorno arriva mio marito, devo preparare il pranzo perché solitamente il sabato mangiamo presto perché lui esce prima. Mi verrebbe da dire, la pizza non ha lievitato, però ecco, diamo anche un attimo tempo, cioè sì, dai tempo alla lievitazione, hai messo 3 grammi cacati di lievito, non puoi aspettarti che lieviti subito. Diciamo che i panetti di pizza li farò verso le 2, aspetto un po'. Adesso non lo guardo più, perché più lo guardo più quello mi dice, quello che cresco, non lo guardo più, vediamo le 2 a che punto è. Se le 2 vedo che comunque non è lievitato tantissimo, cambiamo menù, la prendiamo da asporto la pizza, facciamo più. Allora, per il pranzo, visto che non posso uscire perché sono senza macchina, ho nel frigorifero della pancetta affumicata, quindi carbonara. Lo so che si fa col guanciale, ma non c'è lo guanciale, quindi non si rompe palle. Quindi, che ho detto, carbonara, e farò questo preso alla Lidl, nella friggitrice ad aria, col suo condimento, eccetera, dopodiché lo mischierò insieme con l'insalata. E ci abbiamo pure il secondo. Perfetto. Comunque, per dover di cronaca, ho sbirciato, sta crescendo, quindi non ci facciamo la testa prima di cadere. Forse avrei potuto farlo, però pure... Buono. Adesso questo va a finire qua, dopo andiamo, ce lo mangiamo. Buongiorno e buon lunedì, perché dopo che vi ho lasciato con la pizza di sabato, buca un giorno, domenica, giornata dedicata alla famiglia, adesso è oggi, è lunedì e quindi si deve andare a lavoro. Mi sto stirando un completo che ho comprato su una delle tantissime pubblicità che mi escono su Instagram e che tra un po' vi farò vedere. In abbinato a questo completo ho messo oggi per
così, per dare un po' sfogo, diciamo, alla mia vanità, questi stivali col tacco. Prima però di farvi vedere il completo, facciamo una piccola skincare. I prodotti che stai per vedere mi sono stati inviati e regalati da Emil: una crema viso, crema per il collo e crema per il contorno occhi, e troverai il link in descrizione. Come farvelo vedere, ma questo è un pantalone nero largo con le tasche, e questa gilet, casacca, non so come dirla, lunga, davvero lunga, arriva qui, però particolare. I miei acquisti compulsivi su Instagram. Allora, prima di lasciarvi e di rivederci al prossimo video, innanzitutto grazie, perché dopo diversi mesi che mi sono fermata, il ricominciare a parlarvi è stata, diciamo, come una boccata d'aria, quindi uno sprono, ecco, a farlo di nuovo. Però prima di lasciarvi, volevo condividere con voi e chiedervi un piacere, se posso. Mia sorella mi ha fatto una sorpresa dicendomi che ha aperto un canale YouTube anche lei e ha pubblicato il suo primo video. Quindi, poiché lei è molto riservata, i bambini non li fa vedere, non cercano le foto dei bambini in giro, quindi mi sembra qualcosa di strano, e lei questo mio video, questo mio messaggio non lo sa, vi metto il link sotto in descrizione. Se volete, diciamo, seguirla, darle un appoggio, darle un batti un 5, sorella, perché si è entrata anche lei in questo mondo, quindi conoscerete anche un'altra parte della mia famiglia che, come vi dicevo, non ha mai voluto farsi vedere, quindi adesso che gli è entrata questa cosa, ben venga. Quindi vi metto il link sotto, così vedrete anche Luana, mia sorella, la zia. Va bene? Alla prossima. Ciao.